Eccoci qua ragazzi, festeggiamo 10.000 iscritti al canale e pensare che fino a poco tempo fa con i fratelli ci sembrava davvero un miraggio lontanissimo i 1.000 iscritti e invece poi qualcosa è successo, i video hanno iniziato a girare, i video sono iniziati a piacere e ci siamo trovati qua a festeggiare 10.000, sono tantissimi. Vi ringraziamo a tutti quanti, non ci siamo dimenticati che nello speciale 5.000 iscritti avevamo annunciato per questo momento una grande festa tutti insieme qui alle Rogaie. Ovviamente a causa del Covid la festa non potrà essere fatta, ma non ce lo scordiamo e non ce lo dimenticheremo, quindi è semplicemente rimandata. Mal che vada saremo più persone a festeggiare, noi non ci tiriamo indietro. Ad ogni modo abbiamo pensato comunque a uno speciale per questi primi 10.000 iscritti, un video che stiamo preparando, uscirà sabato prossimo verosimilmente, al massimo quello dopo. Molto molto bello, contenuti da speciale 100.000 iscritti, posso garantirvelo, ma abbiamo deciso di giocarci subito questo mega jolly. Non vi dico niente, per adesso godiamoci il video di questo sabato, il video di oggi, un video girato con Fabio che lo ringrazio molto. Buona visione ragazzi, ci vediamo sabato prossimo per lo speciale 10.000. Ehi, lascia stare il mio cappello. Ma guardate il mio cappello. Maremma ragazzi, grazie mille. Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati. Oggi ciao. Sono di nuovo con mio fratello Fabio, ormai lo conoscete, il fratello ingegnere, è venuto qua per fare una settimana di vacanza. Il lavoro che facciamo adesso è riparare le bandiere delle cuccette. Che cosa sono e perché si sono rotte ve lo faccio vedere subito. Queste che vedete alle mie spalle sono cuccette. La cuccetta è la nostra zona notte della stalla, è dove le mucche si riposano. Ha come principio fondamentale quello della libertà. Le mucche si possono alzare, andare a mangiare, andare a fare una passeggiata, a bere e tornare a riposarsi in una cuccetta differente. Non sono legate a una singola cuccetta. Il secondo motivo che ci ha fatto scegliere la cuccetta come impostazione strutturale della stalla è la pulizia e la salute della mucca. Vedete, le mucche, come d'altronde noi, preferiscono, amano dormire in posti asciutti e puliti, ovviamente, ma non controllano i loro istinti. Quindi tendono a far pipì e a far popò quando, ovunque essi siano, quando gli scappa. Ecco che la cuccetta ci aiuta molto in questa situazione, perché qualora gli scappasse mentre sono coricati, che ruminano e si riposano, le iniezioni vanno a finire direttamente in corsia, poi passerà la ruspetta a pulire tutto quanto. Qualora invece gli venissero dopo alzate, loro nell'atto di alzarsi comunque sono sempre con il sedere fuori dalla cuccetta e fuori dalla paglia, quindi loro sono libere di non preoccuparsi di niente e hanno assicurato un posto asciutto e sano dove riposarsi. E vantaggio che invece va a noi, la mammella, che è in assoluto l'organo che a noi ci interessa più di tutti e che resti sempre pulito, in questo modo è assicurato. Di cuccette ne esistono di tantissime tipologie e non sto a spiegarvele perché ve le spiegherò in un video successivo che dedicherò al materiale di riempimento della cuccetta. Adesso vi voglio spiegare solo come sono formate e soprattutto vi spiego la parte che con Fabio andremo a riparare. Possiamo distinguere tre componenti: il fondo, la buca, che noi riempiamo con un materiale che prepariamo specificatamente. Immaginiamoci il fondo come se fosse il materasso della mucca, dove la mucca appoggia tutto il proprio corpo. Seconda parte della cuccetta sono queste bandiere che servono a separare una cuccetta dall'altra e a far sì che la mucca dorma in questa posizione qui e non in quest'altra posizione. Ultima parte è l'educatore, questo grande palo che vedete perpendicolare alla cuccetta. Impedisce alla mucca di avanzare quando si alza e quindi ci assicura che il sedere stia sempre con il profilo in corsia e mai nella paglia dove andrà a coricarsi. Ecco, mi sposto un secondo per farvi vedere nello specifico. Le cuccette, vedete, si rompono, essendo ferro, si rompe principalmente nella saldatura.
e che per l'appunto è il punto più lontano da qua, che è dove la mucca va a sbattere. Crea la sollecitazione che arriva fino a qua con una forza ancora più ampia, e piano piano col tempo, ripeto, 30 anni, si rompono. Se si rompe sia sotto che sopra, ovviamente la cuccetta casca definitivamente a terra. Vi faccio vedere un'altra qua, si capisce bene. Questa cuccetta si era staccata in cima, si era staccata sotto ed era già stata riparata, è stata collegata. Poi col tempo questi bulloni, questi dadi si sono allentati e quindi è venuta giù. Però è sempre la sua posizione. Qui basta allentare i dadi, tirarla su e restringere i dadi. Adesso che abbiamo capito un po' l'impostazione delle cuccette, possiamo tornare in officina da Fabio. Ecco che allora noi, per evitare una futura rottura, abbiamo deciso di ripararle senza saldare, ma solo con i bulloni e lasciando alla cuccetta un po' di gioco di muoversi, perché se c'è gioco, anche se la mucca la tocca, ritorna al suo posto. Se è saldata ed è fissa, ogni volta che una mucca ci va a sbattere, la incrina fino a romperla. Quindi adesso, con l'aiuto di Fabio, prendiamo le nostre bandiere, prendiamo la mola, prendiamo i cacciaviti, tutti i chiavi, tutti gli attrezzi che ci possono servire, e andiamo in stalla. Cos'è questa zanoccata? Apri la testa ora, No, sta ruotando, Fabio. Concentrati. È bloccato. Non è bloccato, si ruota. Vai. Ora è bloccato. Piscia forte. No. No. Perché esce su? No. Gira tutto. Ma l'ha bloccato, sì. Non è uscito. Sì. Non è uscito. E mi fai. Per il lavoro di oggi serve una prolunga. Andiamo. Una mola. La mola ce l'abbiamo. 2,19, meglio se una a creek. 19 a creek, ce l'abbiamo. 19. Ottimo. E infine, non può mai mancare l'educatore. Va bene questo? Quello è un ottimo educatore. Ci dividiamo così. Io porto la carretta e Fabio, che ha voglia di fare più fatica, porterà le bandiere in spalla. Andiamo. Sta per cascare, ragazzo. Vi presento Margot. Margot è famosa per i costanti attacchi di mal di testa e lo si capisce dal suo slinguazzare. Quando si spezza la cuccetta, perché è fatta di ferro, quindi a forza di prendere scossoni si cricca, spesso le lascia dell'ingombro che dovrà essere rimosso, come stavo facendo io, affinché quando si monta quella nuova sia abbattuta sul piatto del montante. In questo modo qua la lunghezza dell'osso tirante sarà sufficientemente lunga, come vedete. Si sta pulendo i denti con lo stuzzicadenti. Dietro, da lì. Fatto qua.
fregati te, eh. Sta per mollare. Raki. Ecco che si capiscono. Non c'è luce, maremma vigliacca. Si capiscono tutti i vantaggi della filosofia della nuova cuccetta. Niente più saldature, quindi non si potrà rompere ovviamente. O al massimo se si rompe un dado, che si può facilmente cambiarlo. Abbiamo dato un po' di elasticità alla cuccetta grazie a questo incastro. Qui c'è un po' di vuoto, quindi se la mucca ci va a sbattere, invece di inclinarla, c'è margine di movimento. E in più abbiamo fatto quell'invito anche all'interno, così da essere sicuri nell'atto di montarla di essere all'altezza perfetta. Adesso sistemiamo l'educatore con la staffa e questa cuccetta è finita. Si può muovere la cuccetta. Abbiamo dato elasticità al ferro. Finito di sistemare tutte le cuccette, è molto molto importante mettere nel verso giusto l'educatore è questo ferro che sta sopra tutte le cuccette, che evita che le mucche vadano troppo avanti all'interno del loro letto. Sappiamo già per esperienza che l'educatore deve stare a esattamente questa distanza qui dalla colonna, quindi una volta presa la misura fissiamo l'educatore alla bandiera. È molto molto importante che ad ogni bandiera si metta questa staffa, perché altrimenti le mucche piegano il ferro, piegano l'educatore. Allora ragazzi, buongiorno, oggi terzo e ultimo giorno in cui i fratelli sono qui e quindi ci daranno una mano per la riparazione delle cuccette. Si è aggiunto Pietro. Ciao ragazzi. Saluto a tutti. Ciao ragazzi, tutti. Abbiamo cambiato gruppo. Ieri siamo riusciti a finire tutta quella stalla là. Adesso ci occuperemo di questa mezza fila qui, che vedete non è messa tanto bene. Quindi il lavoro di oggi non è come negli altri giorni di montare cuccette nuove, ma è solo quello di riportare le cuccette che ci sono e che non sono rotte al loro livello. Con il tempo qualcuna si è abbassata, qualcuna si è alzata, qualcuna si è un po' piegata, quindi vanno solamente ripristinate. In questo caso qua sto smontando questo bullone per levare l'educatore, che è la barra famosa questa qua, che è tutta storta. Dobbiamo portarla in officina e con la pressa sarà raddrizzata. E quindi smontiamo da questi braccetti. Inoltre devo levare tutti i braccetti che vedete, perché dopo sarà rimontato con le U famose, vi ricordate? Le staffe. Sì, con le staffe, l'abbiamo vista l'altra volta che sono queste qua. Te dici l'altra volta, per loro è 10 secondi prima nel filmato, quindi penso che se le ricorderanno. Allora, dobbiamo levare l'educatore da questi braccetti, allentare la staffa della cuccetta e in due si tira su e si restringe la staffa. L'obiettivo è che tutte le cuccette siano allo stesso livello. Partiamo con la prima cuccetta. Fabio ha già smontato i bulloni, si vede a occhio nudo che questa è più alta di quella accanto. Quindi, appunto, Fabio ha smontato i bulloni, adesso la tiriamo su e mettiamo bulloni nuovi e li stringiamo. Lucky intanto ha deciso di godersi queste 3 ore di sollicino, così prende il sole in cuccetta. Oh, finalmente è arrivato Salvatore a scaricare il carro. Adesso le mucche saranno impegnate a mangiare e ci lasceranno lavorare in pace. Finalmente. Ah, ci piace il mangiare, eh? La pace della fame. Questo è l'unico momento in stalla che c'è silenzio di tomba, perché Salvatore fa il cibo più buono del mondo.
Lascia stare il mio cappellino, per favore. Grazie. Avete smesso di giocare con i miei cappellini voi? Guardate in che condizione. E al sud dopo è un bel casino. Buongiorno a tutti, ragazzi. Per capire bene, per capire bene se il lavoro che abbiamo fatto è venuto bene, bisogna vederlo la mattina. Vedete? Tutte le mucche sono in cuccetta che riposano. Guardate l'educatore com'è, tutto dritto fino in fondo alla stalla come uno spaghetto, e le bandiere tutte alte uguali. Quindi direi che siamo super soddisfatti del lavoro. Andiamo a vedere nel particolare. Guardate l'educatore, dritto come uno spaghetto, bandiere tutte allo stesso livello, anche da questa parte della stalla. Ecco Fabio, io ti devo davvero ringraziare, grazie mille di avermi dato una mano. Questo lavoro della riparazione delle cuccette me lo portavo ormai dietro da qualche mese, non trovando mai il tempo di portarlo a termine, quindi grazie, grazie davvero. Ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, in tal caso iscrivetevi al canale, non costa niente, è molto semplice, ma per noi è altrettanto importante. Ci vediamo al prossimo video.